fate gli auguri. Gli auguri di buon Natale, di buone feste, di buon anno. E anche per dire che vi ringrazio molto di avermi invitato. Ringrazio lei e per me la stringo la mano volentieri. Le cose molto belle che ha detto appena sono arrivato, non stia, sia veramente che sono. Ho avuto anche il piacere di salutare i nostri militari quando sono partiti per il Libano. Ed era una delle prime missioni che si svolgeva in un tempo molto difficile. Quindi si era molto preoccupati di questa missione di pace nel Libano. Io penso che bisognerebbe dire ai bambini che sono stati bravissimi nel coro, che i nostri militari, i militari del reggimento Sirio, i militari italiani, hanno un compito di pace e quindi che devono essere impegnati solo in missioni di pace all'estero quando è necessario sotto la direzione dell'ONU, e che sono impegnati in missione di pace in Italia e fanno tante cose importanti per il popolo, per la protezione civile, e dico le cose. Ma soprattutto di chi non può averla garantita sia in Italia che all'estero. E la cosa fondamentale è la salvaguardia della vita umana. Molte grazie, veramente di cuore. Ancora auguri, grazie sia a lei, veramente con grande piacere. C'è anche un pensiero da parte di una nostra ragazza appena arrivata.